Un giorno. Allora io provo a dare altri spunti di riflessione sempre con spirito costruttivo, assolutamente con spirito costruttivo. Vie più perché adesso sono uscite le 20 tematiche su cui possiamo votare appunto i temi prioritari da discutere nella Costituente. E per carità, sono tutte cose assolutamente importantissime su cui discutere fa sempre assolutamente bene. Però io ho sempre l'impressione che qui si guardi al dito più che alla luna a cui dobbiamo mirare. E cioè faccio questo ragionamento, ma veramente pensiamo che il cittadino medio abbia il tempo per leggersi tutto questo materiale, farci delle belle riflessioni e in generale, quando dovrà essere chiamato a votare alle prossime elezioni regionali, amministrative, nazionali, europee, veramente siamo convinti che i cittadini in media, in buon numero, vadano a confrontare i programmi politici, quindi non solo leggano il nostro, che normalmente è anche piuttosto lungo e piuttosto dettagliato, e faccio riferimento anche all'ultimo europeo, al programma per le elezioni europee, che appunto abbiamo scritto pochi mesi fa, quindi continuo a ritenere che noi abbiamo già delle linee politiche molto precise, a meno che non vogliamo negare noi stessi, sconfessare noi stessi e dire scusate, stavamo scherzando, qualche mese fa abbiamo scritto un programma, ma adesso lo cambiamo in maniera significativa. Credo che sarebbe decisamente, diciamo, una perdita di credibilità. Tutto si può fare, ma se sconvolgiamo quello che abbiamo detto pochi mesi fa, candidandoci per le europee, io penso perderemo moltissima credibilità. Detto questo, ribadisco, veramente crediamo che il cittadino voti perché si legga il nostro, sia letto il nostro programma politico, quello degli altri partiti politici e faccia dei confronti. Beh, è difficile, normalmente magari si affidano a giornalisti, ad altri soggetti che fanno loro, diciamo, dei confronti e danno, diciamo così, dei riassunti delle differenze di posizione. Ma io credo che il cittadino medio, voti un partito politico per quello che riesce a percepire. Quindi, al di là del problema atavico che la comunicazione c'è nemica, i mass media ci sono nemici, quindi per cui noi risultiamo sempre male, al peggio di quello che siamo, perché veniamo dipinti in maniera appunto non corretta, ma siamo riusciti finora a distinguerci quando davamo dei messaggi molto semplici, molto d'impatto. E che chiunque può capire, quando siamo nati dicendo via la mafia dalla politica, via i conflitti di interesse economici dalla politica, quindi ci vuole una politica totalmente svincolata e indipendente dalle pressioni economiche, finanziarie e imprenditoriali che ci sono. Ecco, questi sono messaggi estremamente semplici. Il politico deve essere, la politica deve essere totalmente, totalmente indipendente da quello che poi avviene nel mondo reale, finanza, economia, industria, eccetera, eccetera. Quando urlavamo onestà, onestà, racchiudavamo tutto questo. Quindi un politico che faccia assolutamente il proprio lavoro senza farsi corrompere o anche semplicemente influenzare dalle lobby, dai soggetti di pressione. Quindi quello che su cui io continuo a insistere è che i politici che dobbiamo eleggere devono studiare, 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 perché non esistono materie con soluzioni semplici, soprattutto quando andiamo in ambito tecnico. Se parliamo di onestà, beh sì, è semplice, una persona onesta appunto non deve accettare offerte corruttive e non deve farsi influenzare.
Ma quando poi andiamo nel concreto, quindi scegliere effettivamente le soluzioni per il mondo energetico, per il mondo sanitario, per la scuola, per la cultura in generale, per l'urbanistica, eccetera, eccetera, lì bisogna studiare. Ma io ribadisco che il movimento ha sempre detto da quando è nato, e qui bisogna dare credito a Beppe Grillo che lo ripete da quando è nato il movimento. Noi dobbiamo fare la rivoluzione culturale, quindi non solo il politico deve studiare, ma anche il cittadino. Quindi ribadisco che quando diciamo uno vale uno, questo è in termini di dignità, è in termini di dignità e di diritti appunto di ciascuno. Diritti che però, attenzione, spesso sono potenziali. Se uno dicesse io ho il diritto di fare il chirurgo, ma certo. Hai il diritto di fare il chirurgo, ma questo diritto diventa effettivo se tu ti laurei in medicina, vai in ospedale, fai il tuo praticantato, fai il tuo corso di specializzazione appunto in chirurgia. Solo dopo hai effettivamente diritto a fare quella professione. Non è che domani mattina un ragazzino di 17 anni si sveglia e dice: ma a me piace tanto, ho visto i telefilm ER, voglio fare il chirurgo e quindi da domani mi apro una clinica privata e comincio a operare per i fatti miei, perché ho il diritto di fare il chirurgo. Sì, hai il diritto se hai studiato e hai passato gli esami e hai fatto tutto quello che serve. Per essere ancora più pragmatici, voi chiamereste un bravissimo falegname a farvi l'impianto elettrico? O viceversa, chiamereste un elettricista per fare operazioni di idraulica? Se non hanno studiato anche quella materia, per quanto siano bravi nella loro materia, è difficile che siano altrettanto bravi in un'altra materia. Per cui, sì, discutere del metodo, sì, discutere delle grandi direzioni, quindi voglio più trasporto pubblico, voglio più sanità pubblica, voglio più politiche per la maternità e la famiglia. Ok, benissimo, questo va benissimo, ma quando cominciamo a entrare nel merito su materie che hanno bisogno di competenze tecniche, io sono contrario. Sono contrario. Una persona, tra virgolette, normale, che non ha determinate competenze tecniche, scusatemi, ma io non la faccio discutere su materie che hanno bisogno di competenze tecniche. E quindi faccio anche l'esempio del nucleare. C'è un punto in cui viene detto dobbiamo valutare il nucleare. Sì, benissimo, valutiamolo, ma lo valuti chi ha competenze tecniche sufficienti, chi ha un quadro di informazioni sufficientemente esteso, quindi su costi, benefici, rischi, eccetera, eccetera. E per essere anche estremamente pragmatici e per riparlare di credibilità, ho detto in un precedente video che se tu dici una cosa per anni e poi ne fai una diversa, potrai dire tutto quello che vuoi da quel momento in poi, ma hai perso la tua credibilità. Allora, noi da anni diciamo, uno vale uno, la cultura è il mezzo essenziale, essenziale per innalzare il livello di tutti e per essere cittadini migliori. Benissimo. Allora, se noi andiamo nel portale del Movimento 5 Stelle e andiamo nei corsi, questi sono sì gratuiti, ma sono chiusi, riservati agli iscritti al movimento. Uno potrebbe dire sì, vabbè, cosa ti costa iscriversi? Ma se abbiamo detto che uno vale uno, che la rivoluzione culturale è il presupposto indispensabile, perché se non sale la cultura media non andiamo da nessuna parte. Ci siamo sforzati, abbiamo fatto dei corsi, ma li daremo gratuitamente a tutti, a tutti, a tutti. Immaginiamoci un simpatizzante che non si è iscritto al movimento.
ma che abbia una mentalità aperta e dica, beh sì, il movimento propone delle cose interessanti, mi hanno detto che propone anche dei corsi didattici, formativi, quindi non politici nel senso che vogliono indottrinarmi nelle loro ideologie, no, ma fa dei corsi come questo sulla transizione ecologica e digitale, quindi diciamo cultura nel vero senso della parola, nel senso generale. E neutrale, neutrale del termine. E poi questa persona simpatizzante entra nel sito, arriva nel corso e legge, o meglio, legge, si accorge che non è cliccabile. Non è cliccabile. Vi faccio vedere, vedete che sono in blu, questi vedete che si trasforma in manina, le informazioni generali, il calendario, i docenti, c'è la manina, quindi è cliccabile. Dopodiché, il corso vero e proprio, come vedete, non è cliccabile perché, come vedete, io non ho fatto l'accesso, non sono loggato, non sono entrato col mio account Gianni Girotto e quindi rimango, diciamo, un visitatore generico. Ora, io ho già segnalato questa cosa mesi fa a tutti gli organi del movimento. A me sembra assurdo che un movimento che fa della diffusione della cultura, urbi et orbi, a tutti, nessuno deve rimanere indietro. E poi chiuda i propri corsi di formazione, ripeto, non ideologici, ma corsi di formazione didattici, a me sembra una totale perdita di credibilità. Se io sono il simpatizzante che è entrato anche con uno spirito, diciamo così, positivo, con un po' di entusiasmo, e mi vedo bloccato perché non sono iscritto, scusate tanto, ma io vi mando a fanculo, io vi mando a fanculo e dico belle, belle parole, belle, bei discorsi avete fatto tutti questi mesi. Poi in realtà quando volete fare la formazione ci volete costringere ad iscriversi. Al di là del fatto che, ripeto, che non è un grosso sacrificio iscriversi, ma dobbiamo rispettare chi non vuole iscriversi. Se abbiamo detto che la formazione deve essere per tutti, deve essere per tutti, non per gli iscritti al Movimento 5 Stelle. Detto questo, uno dei temi appena accennato nei punti che dicevo prima, nei 20 punti da votare, quindi ritorno qui sui 20 punti. Ecco, è quello della revisione del codice etico per candidature e alleanze, e alleanze, e alleanze. Quindi torno al tema delle alleanze perché? Perché io ribadisco che come da tempo dice il presidente Conte, e al di là che lo dica lui, io sono perfettamente d'accordo, lo dicevo dal 2013. Io penso che oltre che alle alleanze politiche quando si tratta di elezioni, quindi il tema certamente è estremamente importante, quindi discutiamone se allearsi o meno per le amministrative, le regionali, le nazionali, quindi sono d'accordo, va assolutamente affrontato il tema alleanze politiche, nel senso appunto di elezioni. Però ribadisco che lo stesso Presidente Conte dice, guardate che ci si può alleare su singoli punti concreti, precisi, estremamente perimetrati con chiunque ci stia, come quando approcciandoci alle elezioni 2018, noi dicemmo, questi sono i nostri 20 punti prioritari, scrivemmo 20 punti prioritari e dicemmo chiaro e tondo, chiunque ci starà, noi ci alleeremo su questi 20 punti, non un'alleanza, non un matrimonio generico, i famosi contratti di governo. Quindi tu selezioni dei punti precisi, specifici e fai un'alleanza tecnica su questi punti. Quindi io ribadisco, è importante rilanciare il tema di unirsi su punti precisi, specifici, che il cittadino medio capisca. Io ho tentato di seguire questa strada e la sto seguendo con il tema dei bacini idrici.
che in Italia ne abbiamo 15.000, per metà sono pieni di rifiuti, di fanghiglia, terreno, sterpaglia, eccetera, eccetera. Quindi perdiamo 7 miliardi di metri cubi d'acqua che potremo stoccare e che, per farvi capire che cos'è, sono quasi 6 mesi di deflusso del Po. Quindi è come, noi, se, come se noi prendessimo il Po con il suo deflusso medio e lo chiudessimo, lo interrompessimo per 6 mesi e tutta l'acqua di quei 6 mesi viene persa. Ecco, è quello che succede oggi come oggi in Italia con questi bacini che sono per metà pieni appunto di rifiuti e perdiamo metà di capacità dello stoccaggio. Quindi ho fatto questa alleanza super specifica con il PD, l'abbiamo presentata il 9 aprile, trovate i video chiaramente sui social, abbiamo detto semplifichiamo la burocrazia per pulirli, perché si possono pulire, ma questi rifiuti sono classificati speciali. E quindi c'è molta burocrazia per pulirli. Semplifichiamo questa burocrazia e già che ci siamo, mettiamoci anche fotovoltaico galleggiante, visto che la superficie è già occupata da questo bacino, quindi è già stata antropizzata dall'uomo, perché sono bacini artificiali. Quindi, visto che abbiamo già messo mano sulla natura, mettiamoci del fotovoltaico galleggiante e prendiamo due piccioni con una fava. Evapora meno acqua. E il fotovoltaico rende di più perché è al fresco. Quindi ribadisco, alleanze concrete su temi concreti e queste dovrebbero essere seguite maggiormente dal movimento e dagli attivisti. Invece io vedo che c'è poca attività in questo senso. Alleanze molto ben perimetrate in maniera che è chiaro che io non sto facendo giochini politici, scusate per la poltrona, ma sto facendolo per dare un'immediata soluzione, un immediato miglioramento delle condizioni di vita degli italiani. L'ultima cosa, l'ultima, ce ne sono molte altre, ma cerco di rifletterci molto prima di parlare. Io voglio intanto auspicare ancora una volta che la diatriba tra Beppe e Conte sui due mandati, sul simbolo, rimanga una diatriba dialettica molto civile, molto rispettosa tra le due persone, che continuo a considerare estremamente valide, mostruosamente valide. E anzi, proprio questo voglio dire, io la vedo come una diatriba in buona fede, tra due persone in buona fede che vogliono bene agli italiani e al movimento. E quindi vogliono il miglior movimento possibile per il bene degli italiani. Quindi la vedo come proprio una discussione accesa, perché ovviamente entrambi credono di essere nel giusto, e secondo me, diciamo, più o meno lo sono entrambi, nel senso che dipende un po' da che ottica guardi, ma non voglio entrare nel merito. Voglio dire, queste sono diatribe accettabili perché sono convinto siano in buona fede. E ribadisco, spero che tutto rimanga nell'ambito di una sana dialettica, anche accesa, ma sempre dialettica di confronto in cui si parla e poi alla fine la maggioranza decide. Su questo sono d'accordo anch'io, è la maggioranza che deve decidere, ma deve essere una maggioranza informata e torniamo al tema, ai temi precedenti. Ma al di là di questo, dico, queste sono diatribe in buona fede, mentre uno dei problemi di tutte le associazioni, e il Movimento 5 Stelle, diciamo chiaro e tondo, non è assolutamente esente da questa problematica diffusa, sono le diatribe tra le cricche, tra i gruppi locali, nazionali, interregionali, regionali. Tra le cricche di persone che si sono infiltrate nel movimento e quello che fanno, lo fanno è per loro stessi, per loro interessi personali. Quindi torno a quello che dissi nel primo video su questo discorso della Costituente, che noi dobbiamo trovare dei sistemi per minimizzare al minimo questo problema che, ripeto, è di qualsiasi associazione. Tutte le associazioni, quando hanno potere e denaro da gestire, vedono, subiscono l'attacco di cricche che entrano per i loro interessi. Quindi noi, a mio avviso,
in questa assemblea costituente, più che di tematiche tecniche precise, dobbiamo parlare di grandi linee guida, tipo, ripeto, voglio più sanità pubblica, voglio più istruzione, scuole, università pubbliche, eccetera. Ma poi dobbiamo parlare di organizzazione interna. Organizzazione interna. C'è il punto sull'etica, c'è il punto sulle candidature, ma noi dobbiamo concentrarci nel trovare sistemi che tengano fuori le troppe persone che sono dentro e che nel migliore delle ipotesi sono procicliche, cioè vanno dove spira il vento, vanno dove spira il vento, che non va bene. Ma nella peggiore delle ipotesi sono lì proprio per portare avanti i loro interessi personali. Chiaramente è un tema delicato, è un tema maledettamente perverso, ma non dobbiamo metterci il prosciutto negli occhi. Il movimento è intriso da queste situazioni in cui ci sono persone che sono dentro per fare i loro interessi personali. E questo postula che come una delle soluzioni possibili, probabilmente la più efficace, è che ci vogliono tanti attivisti onesti. Se ci sono tanti attivisti onesti, iscritti, chiamiamoli come vogliamo, nei vari gruppi territoriali e che poi eleggono, fanno eleggere rappresentanti onesti, allora il problema si minimizza. Ma termino con questo appello, questa è la soluzione principale, ci vogliono tanti iscritti onesti che non mollino, non mollino. Quindi io chiudo con questo appello, so che tanti di voi siete stanchi, sfiniti, non ne potete più, avete i vostri problemi quotidiani di lavoro, di famiglia, eccetera, eccetera, però se mollano gli onesti, scusatemi tanto, ma rimangono i disonesti. Quindi forza e coraggio, rimaniamo attivi, ciascuno con le proprie possibilità, ma per avere una politica onesta ci vuole un attivismo di base composto dalla grande maggioranza di persone oneste come sono gli italiani, perché gli italiani in grande maggioranza, con tutti i loro difetti, per carità, io per primo, ma siamo persone oneste e dobbiamo far prevalere una politica onesta. Quindi buona prosecuzione a tutti.